cosa c'è? Vision Air, al cinema, con Laura Buffa. Ne sei sicuro? Sì. Benvenuti all'appuntamento con le Vision News, le notizie dal mondo del cinema a cura di Vision Air. Lubna Abidar, attrice marocchina che ha vestito i panni della prostituta protagonista di Much Loved, è stata candidata come miglior attrice per il César 2016, l'Oscar del cinema francese. È la prima volta che un'attrice marocchina conquista la nomination in questa categoria. Il film, una produzione franco-marocchina, non è mai stato proiettato in Marocco, dove è stato censurato. Un premio preventivo si può fare. È il caso dei due registi italiani Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, che si sono aggiudicati il Sundance Institute Global Filmmaking Award per la sceneggiatura del loro secondo film ancora in preparazione. Si intitolerà Sicilian Ghost Story e le riprese inizieranno in autunno. Il premio corrisponde in effetti anche ad una cifra in denaro che serve proprio ad aiutare la produzione. Ricordiamo che il loro film d'esordio Salvo ha vinto il Grand Prix e il Prix Révélation alla Semaine de la Critique a Cannes nel 2013, un nastro d'argento e un globo d'oro. Parliamo ancora di produzioni future con Fast and Furious 8, perché si completa l'elenco dei paesi che ospiteranno le riprese. La maggior parte del film verrà girata tra New York ed Atlanta, ma la troupe toccherà anche la Russia, Cuba e anche l'Islanda, dove verrà girata la più grossa scena di esplosione mai realizzata nel luogo. Già stabilita la data d'uscita del film negli Stati Uniti, il 17 aprile 2017. Mentre il 18 febbraio arriverà nei cinema italiani Zootropolis, il nuovo film d'animazione di casa Disney. Nel cast che presterà la voce ai protagonisti, Massimo Lopez, Paolo Ruffini, Nicola Savino, Frank Matano, Diego Batantuono, Teresa Mannino e Leo Gullotta. La colonna sonora è firmata da Michael Giacchino, pluripremiato compositore di origine italiana. Per il momento è tutto da Laura Buffa, ma se volete rimanere sempre aggiornati sulle novità dal mondo del cinema, venite a trovarmi sul sito www.visionair.fm. A presto e buon cinema a tutti!